Grazie. Poker top, poker ora. Yoshi, siamo a Manchitov, 16 di Shvat, dopo ieri ognuna nel suo che ha festeggiato su Tu Bishvat, 18 c'è anche oggi il Chai, ma nel gennaio, il Chai l'abbiamo messo anche oggi. Allora, la Yomion cosa ci spiega? Allora, ci parla dunque del padre, riferendosi al padre del Rabbi Arayas, dunque, che diceva che la freddezza e l'eresia sono separati da una barriera sottilissima. Vuol dire che uno dice, vabbè, uno è freddo, non vuol dire che è eretico. Invece bisogna stare molto attenti. Perché? E perché? Su cosa si basa? Sul fatto che è scritto che Hashem, nostro Dio, è un fuoco che consuma, cioè Hashem tuo Dio letteralmente, è un fuoco che consuma. In che senso? Che la Torah e la Tfilah vanno fatti con passione e cuore ardente, anche nell'Italia, no? Questo concetto di vivere. Ieri con Sondrin abbiamo un po' visto. Dunque, e riportando un altro passuto anche, dove dice: tutte le mie ossa possano pronunciare le parole Kdoshot di Hashem nella Torah e nella Tfilah. Vuol dire che quando dice tutte le mie ossa, nel senso tutto il mio essere, tutta la mia persona, tutto quello che mi fa stare e vivere possa essere coinvolto nello studio della Torah e nelle mitzvot. Detto ciò, studiamo Torah adesso con fervore. Allora, siamo Chumash Shmot, Parashat Itro, oggi molto breve, anche domani, poi ci rifaremo giovedì. Intanto approfittiamo. Allora, terza chiamata. Mosè ascoltò. Allora, ci siete? Siamo a pagina 303, Shlishi, capitolo 18, Pasuk 24. Mosè ascoltò il suggerimento di suo suocero. Vi ricordate ieri? Lo suocero dice: no, un attimo, qui cosa succede? Tu da solo, con chi, insomma, i pochi che ti aiutano a giudicare tutto il popolo? No, non mi sembra proprio il caso. Al che nomina sulle migliaia, sulle centinaia, eccetera, eccetera, e così fece secondo appunto il consiglio. E secondo il consiglio appunto del suocero. Tutto quanto aveva detto, scelse uomini facoltosi da tutto Israele, li nominò capi del popolo, funzionari addetti alle migliaia, alle centinaia, addetti ai gruppi di 50, addetti alle decine. Giudicavano il popolo in ogni momento, presentavano a Mosè il caso più difficile, mentre tutte le vertenze minori le giudicavano direttamente loro. Mosè congedò suo suocero, che se ne andò solo temporaneamente al suo paese per convertire i suoi familiari. E adesso, tutti insieme, visto che è corto, ne approfittiamo. E allora andate tutti a 24. A 24 e abbiamo, un secondo per controllo, sì, ok, giusto. Controllo, abbiamo oggi solo due rashi, 26, 26, 27. Dunque oggi possiamo fare Chitat come Dio comanda. Tutte insieme. Vaishma Moshe le kol chotno. Vaishma Moshe le kol chotno. Vayas kol asher ama. Vayase kol asher ma amar. Vayas kol asher ama. Vayas Vayivchar Moshe. Vayivchar Moshe Anshe Chayil. Anshe Chayil Mikol Israel. מכל ישראל. וייתן אותם וייתן אותם ראשים על העם, ראשים על העם, שרי אלפים, שרי אלפים, שרי מאות, שרי מאות, שרי חמישים, שרי חמישים, ושרי עשרות. ושרי עשרות. ושפטו את העם ושפטו את העם בכל עת.
בכל עת. את הדבר הקשה. את הדבר הקשה. יביאון אל משה. יביאון אל משה. וכל הדבר הקטון. בכל הדבר הקטון. ישפוטו הם. ישפוטו הם. סנדרין, così puoi leggere anche con noi, mi raccomando, pronuncia. Rashi 27. Veshaftu, ripetete dopo di me, Vedainin Yat Amat. Vedainin Yat Amat. Giudicavano il popolo così secondo il Targum, ok? Poi Ishpotu Hem. Ishpotu Hem. Dunque, loro giudicheranno Kmo Ishpot. Kmo Ishpot. Vehen Lota Avuri. Vehen Lota Avuri. Avuri, come è scritto in Rut. Kmo Lota Avuri Vetargumo. Kmo Lota Avuri Vetargumo Dainin Inun. Dainin Inun. Mikraot Ha'Elyonim. Mikraot Ha'Elyonim. Ha'Elyonim. Hayu Leshon Tzivui. Hayin Leshon Tziu. Lekach Meturgamin. Lekach Meturgamin. Meturgamin. Ci abbiamo un Rashi, ma complesso oggi. Vidunun. Yayetun Yedunun. Un mikraot halalu Leshon Asiya. Un mikraot halalu Leshon Asiya. Nel testo biblico è scritto Ishpotu come Ishpetu, analogamente troviamo anche Tavori come Lautavori e Targum traduce giudicanti, mentre nel testo precedente esprime un ordine. Scusa, ma così non ti riconosco. Ciao Rossella, giudichino, portino, valuti. Rossella, chiudi l'audio per favore. Scusate. Ma questi versi esprimono l'azione che si realizza. Sì, no, ci mancherebbe. Ok, ultimo Rashi. Ultimo pasuk, Vayeshalach Moshe, Vayeshalach Moshe, Et Chotno, Et Chotno, Vayelech Lo El Arzo, Vayelech Lo El Arzo. Ecco come si dice Rashi, appunto, per convertire, perché fece ritorno nel suo paese, per convertire i membri della sua famiglia. Vediamolo su Rashi, tre parole, Vayelech Lo El Arzo, 27. Vayelech Lo Le Gayer Bnei Mishpachto. Le Gayer Bnei Mishpachto. Ecco, oggi avete fatto Chittat come Dio comanda, Pasuk per Pasuk e i Rashi. Visto che oggi è particolarmente corto, ne ho approfittato. Dunque, ecco, questo per quanto riguarda il Chumash di oggi. Passiamo al Tania. E oggi siamo veloci. Allora, siamo sempre a capitolo 21, pagina 53, Chavzai, ultima parte del capitolo Chav Alef, capitolo 21. Dalla parola Vehol, ok? Tenete sempre il segno. Quando, ok? Vi avevo spiegato come funziona, no? Vedete sempre, allora adesso noi siamo a guardare le date qui esterne, perché siamo Shanam Uberet, ok, e sull'esterno c'è, vedete, Tetzain, Tetzain che dice di Shvat Shanam Uber. Ok? Ed è dunque 16 di Shvat ed è l'ultima parte del capitolo 21. Allora, ieri vi avevo già accennato la prima parte dove abbiamo parlato di tutte queste contrazioni, ok? Che appartengono al processo di velare l'aspetto divino. Abbiamo detto che abbiamo parlato della parola di Hashem, grazie alla quale Hashem ha creato i mondi, e solo tramite queste innumerevoli contrazioni il mondo può esistere, in quanto tutte le esistenze di cui creato in genere e gli umani possono avere e mantenere la propria individualità. Adesso, tutte queste contrazioni appartengono al processo di velare l'aspetto di Hashem, in modo da oscurare e nascondere la luce e la forza vitale che provengono dalla parola divina, di modo che non si manifesti con uno splendore più intenso,
di quello che i mondi inferiori sarebbero capaci di accogliere. Dice, vabbè, che problema c'è che la luce di Hashem sia in modo intenso? Ma come abbiamo spiegato ieri, appunto dando anche l'esempio delle prime due, i primi due comandamenti, più Hashem si rivela in modo meno celato e meno velato, più però l'umano e il creato non riesce a sopportare questa luce che trascende appunto la facoltà umana. Dunque la luce e la forza vitale, di Hashem, di HaKadosh Baruch Hu, che si veste in questi mondi, appaia come qualcosa di separato, per un'apparenza ovviamente, dall'essenza di HaKadosh Baruch Hu, che ovviamente non è, perché niente è separato da Hashem, però appare a noi. Dunque, qualcosa che derivi da Hashem, allo stesso modo come la parola di un essere umano deriva dalla sua anima, perché la forza della parola sappiamo che si trova nell'anima. Perciò, per ciò che riguarda però HaKadosh Baruch Hu, per quanto riguarda HaKadosh Baruch Hu, nessuna contrazione, nessun celare o velare la sua luce può sottrarre alla sua vista, cioè non si può sottrarre alla sua vista di HaKadosh Baruch Hu, perché per Hashem le tenebre, il buio, sono pari alla luce. Infatti, lo vediamo nel Tehilim 139:12, sì, le tenebre non ti nascondono nulla, così è scritto nel Tehilim. Infatti, tutte queste contrazioni di cui abbiamo parlato, grazie alle quali poi esiste e può esistere il mondo, e queste vesti non sono distinte da Kadosh Baruch Hu, ce ne guardi, ma come la chiocciola la cui veste è parte del suo corpo, dove lo riporta il Midrash Bereshit Rabbah, come è scritto, questo in Dvarim 4:35, Hashem, Signore, Egli è Dio, del che si troverà altrove poi la spiegazione. Allora, qui quando parliamo di Hashem si riferisce al tetragramma, ok? E secondo la Kabbalah, dopo entriamo appunto nel profondo, è la forza divina creativa, ok? Trascendente, parlando del tetragramma. Parlando invece del nome Elohim, è considerato come la forza immanente celata nella natura. Infatti il valore numerico del nome divino Elohim è lo stesso di Hateva, la natura, perché è Elohim l'espressione della divinità celata nella natura. Ok. L'affermazione di identità mette in risalto l'assoluta unità del creatore. Ok. Dunque, perciò, in sua presenza, di HaKadosh Baruch Hu, ogni altra cosa non conta assolutamente nulla. Ok? Dunque, vediamo che dunque, la differenza sostanziale, cioè, tra quello che noi, abbiamo studiato in questo pere, definiamo come parola e come facoltà della parola, e la parola di Hashem. E parlando appunto delle contrazioni, queste contrazioni sono necessarie, da un canto velano a Kadosh Baruch Hu, d'altro canto sono necessarie e basilari, perché senza le quali non potremo esistere individualmente, ognuno nella sua presenza. Però HaKadosh Baruch Hu, che è la fonte della vita e di tutto il creato, con il suo carattere in realtà sono un'unica entità. Rispetto a noi non è velato, come sarà Bezrat Hashem al tempo molto prossimo di Mashiach, dove la divinità sarà molto più, diciamo, o meno celata, diciamo così, di come lo è oggi, cioè a livello più alto possibile, umanamente parlato. Vediamolo nel testo, qualche riga, così oggi abbiamo proprio fatto il chittat. Tutte queste restrizioni, contrazioni, riduzioni,
Hem bichinat Hester Panim. Dunque sono il processo dell'aspetto di velare, dunque le hastir, ecco, nuovi verbi, sondrin, le hastir, mascherare, celare, le ha'alim, nascondere, ha'or ve'ahayu, dunque la luce, la vitalità, hanim shachmi di boroi parach, che proviene dalla parola divina, sheloid galè, che non si rivela, bifchinat gilirav, di modo che non si rivela in modo, in una rivelazione grandiosa, shelo yoflu attattonim le kabel, perché poi, se così fosse, noi, tartonim inferiori, tartonim si parla di mondi inferiori, di essere inferiori rispetto a Kadosh Baruch Hu, non potremmo accogliere, perché sarebbe troppo forte. Velachem, gam ken, nidme lahem aor vechayut tadibur shel makom baruch hu melubash bahem, kehilu davar muvdal mimahuto veatzkuto. Ecco perché ci sembra qualcosa di, cioè la parola di Hashem e la sua essenza ci sembrano a noi umani due cose distinte, quando ovviamente non lo sono. Rakshenim shachmi menu parachmo di purshela dam nafsho. Ah, ecco l'esempio appunto dell'uomo, della parola del ah, legabe al kadosh baruch hu, appunto per quanto riguarda Hashem, en shum tzimtzum behester ve'elem mastir umanim lefanav. Dunque niente in realtà, per quanto riguarda Hashem nella sua essenza, niente lo può velare, celare. Uke hashechaka ora, dunque sia per Hashem buio e luce sono è un solo concetto, differenza no, per noi umani sono due opposti, ma non per Hashem, che dittiv gam choshech lo yachshech mincha, punto teilim, vegomer mishum shenet simtsumim valibushim davar nifrad mimenu barach. Perché appunto queste contrazioni, queste restrizioni, queste riduzioni non sono cosa distinta da Hashem, sono tutt'uno con Hashem. Kasve Shalom, Ela Kiadin Kamsa, di Vushemine Uve, Moshe Katur Ki Hashem o Elohim, come lo diciamo anche nelle feste, Hashem o Elohim, pronunciando il nome ovviamente, come Shekatur, ma come Herve, Rachen, Kamia, Kula, Kelo Hashim, Mamash. Dunque tutto rispetto a Hashem è un niente. Voilà, oggi che bello, oggi proprio il Chittat, come vorrei farlo tutti i giorni, ma che ovviamente non è possibile, perché quando abbiamo una sfilza di rashi, di psukim e così, e oprachim interi di Tania, è un po' più difficile. Andiamo, allora, andiamo ai Teilim, e oggi ne abbiamo 16 di Sheva, che si va dal Perek 79 a 82, 79 a 82. Se non sbaglio. Eccoci qua. 89. Okay. Bravissima. E adesso leggiamo insieme il primo Perek. Allora, prima vediamo un po' di cosa si tratta, approfittiamo oggi che abbiamo qualche minuto in più, appunto, la distruzione del Tempio, del Bet HaMikdash, come sappiamo, aveva permesso che le nazioni del mondo osassero maledire Dio non voglia Hashem, dico Dio non vuole perché non posso neanche. Ok, questo va ovviamente molto addolorato il popolo ebraico, più, molto più della propria umiliazione. E dunque noi preghiamo che Hashem restauri rapidamente l'onore di Israele e dunque automaticamente anche il suo di Hashem agli occhi del mondo scettico e eretico di cui parlavamo poi prima. Dunque, secondo Midrash, quando Bet HaMikdash venne distrutto, le sue porte furono inghiottite dalla terra. E secondo un altro Midrash, queste stesse porte saranno risollevate per adornare il terzo tempio, che come sappiamo sarà quello che non sarà mai distrutto e che durerà in eterno. Dunque siamo a Salmo di Asaf. Ok? Allora, Sondrin ci leggi in italiano, poi uno Rachel e poi uno René, così almeno vi sento anche voi oggi. Salmo di Asaf. Oh Dio, genti straniere sono entrate nel tuo possesso, hanno reso impuro il tuo sacro palazzo, hanno reso Gerusalemme un mucchio di rovine, hanno dato le salme dei tuoi schiavi come cibo agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli alle fiere della campagna. Hanno versato il loro sangue come se fosse stato acqua nei dintorni di Gerusalemme. E non c'è chi li seppellisca.
siamo stati oggetto di onta ai nostri vicini, di scherno e di dileggio a coloro che risiedono intorno a noi. Fino a quando, oh Dio, sarai adirato? Per sempre? Fino a quando divamperà come fuoco il tuo furore? Versa il tuo sdegno sui popoli che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, poiché essi hanno divorato Giacobbe ed hanno desolato la sua dimora. Non ricordare a nostro danno i peccati del passato. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo molto immiseriti. Aiutaci, o Dio, che puoi salvarci, per riguardo alla maestà del tuo nome, e liberaci e perdona i nostri peccati a riguardo del tuo nome. Perché le genti straniere debbono poter dire dov'è il loro Dio? Sia ben nota alle nazioni straniere la vendetta che farai ai nostri occhi del sangue versato dei tuoi schiavi. Giunga fino a te il lamento del prigioniero. Con la tua gran forza lascia in vita i destinati a morire e restituisci ai nostri vicini 7 volte tante nel loro seno le loro espressioni ingiuriose con cui ti hanno ingiuriato. Oh Signore mio, e noi che siamo il tuo popolo e il gregge che tu pasturi, ti celebreremo in eterno, in tutte le generazioni narreremo la tua lode. Fantastica. Amen e amen molto presto. Tutti insieme. Io faccio la Hazanit e voi seguitemi a bassa voce. Mismor le Asaf Elohim Bau Goim Benachalatech Tim'u et Heichal Kodshech Samu et Yerushalayim Le'iim Natenu et Nivlat Avadecha Ma'achal Le'of Hashamayim Besar Chasidecha Le'chaytu Aretz Shafchu Damam Kamayim Svivot Yerushalayim Ve'en Kover. היינו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. עד מה, אדוני, תאנף לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נביאו השם. אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מהר יקדמונו רחמך כי דלון מאוד. עוזרנו אלוהי שאין על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים? איה אלוהיהם. יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך, הותר בני תמותה. והשב לשכנינו שבעתיים על חיקם, חרפתם אשר חרפוך, אדוני. ואנחנו, עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. חזק. Ce l'avete fatta? Fantastiche. Vai, Rachel. Oggi ne approfittiamo. Al maestro del coro, sullo strumento Shoshanim, una testimonianza, un salmo di Asaf. O pastore di Israele, ascolta, tu che conduci Giuseppe, Yosef come un gregge, tu che troneggi sopra i cherubini, rivelati per liberarci. Di fronte a Efraim, Beniamino e Menashe, ridestra la tua potenza, perché a te è affidato il compito di venire a salvarci. O Hashem, facci tornare alla nostra terra, fa risplendere il tuo volto, così che saremo salvati. O Hashem, Signore delle schiere, fino a quando produrrai una barriera di fumo, così da ignorare la preghiera del tuo popolo? Tu le hai cibati di pane intriso di lacrime e hai fatto loro bere lacrime in grande quantità. Chi ha reso oggetto di contesa per i nostri vicini e per quanto ci accade i nostri nemici non fanno che deriderti.
o Hashem delle schiere, facci tornare allo stato precedente e fai risplendere il tuo volto, così che saremo salvati. Tu hai prelevato dall'Egitto una vite Israele, hai cacciato le altre nazioni e ve l'hai piantata. Tu le facesti spazio di fronte, questa fece penetrare le sue radici e riempì la terra. Le montagne furono coperte della sua ombra e i suoi rami divennero cedri possenti. Essa ha esteso i suoi rami fino al mare Mediterraneo, le sue propaggini fino al fiume Eufrate. Perché tu hai poi abbattuto le sue recinzioni così che tutti i passanti ne potessero cogliere i frutti? Ora la saccheggia il cinghiale della foresta e i volatili del campo vanno lì a cibarsi. O Hashem delle schiere, orsù, ritorna, guarda giù dai cieli e osserva, e abbi nuovamente cura di questa vite, del suo ceppo che la tua destra ha piantato e del figlio che hai reso forte per te. Ora Gerusalemme è arsa dal fuoco, recisa, i tuoi figli periscono per il tuo volto minaccioso. Possa la tua mano posarsi sull'uomo che è la tua destra. Ha liberato suo figlio dell'uomo che ha reso forte per te. Noi da te non ci ritrarremo. Facci tornare a vivere e invocheremo il tuo nome. O Hashem, Signore delle schiere, facci tornare. Fa risplendere il tuo volto su di noi così che saremo salvati. Amen ve amen. Vediamola sul testo. L'amnatzer el shoshanim e tut le asaf mizmor. Un attimo, Rachel, ci sei? Ro'e Israel ha'azina נוהג כצון יוסף יושב הקרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולך לשועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. אדוני אלוהים צבאות עד מתי אשנת בתפילת עמך. האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות תשיבנו ויער פניך ונבשע. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאר. פינית לפניה ותשרה שורשיה ותמלא ארץ. כסו הרים צילה וענפיה ארזי אל. תשלח קציריה עד ים ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה וארוע כל עוברי דרך. יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה. אלוהים צבאות, שוב נא, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זו. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. שרופה ואש כסוכה מגערת פניך יובדו. תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממך, תחיינו ובשמך נקרא, אדוני אלוהים, צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשר. Allora, abbiamo ancora l'81 per oggi e l'82, ok, ancora due prachim. Allora, leggo l'81 e poi René la traduzione dell'82, ok? Allora, l'amnatzech la gittit le asaf, Harninu l'Elohim Zenu, Hariu l'Eloe Yaakov. Di ora solo devi metterti in muto perché sennò. Aspetta, un attimo, ragazze. Un attimino. Dimmi, Sara. No, era in... dicevo di metterti in muto. Ecco. Ci siete? Siete con me? Ok. Allora. Sono, allora, capitolo 81, Mismor Pei Aleph, riprendo. L'amnatzecha la gittit le asa, harninu l'Elohim uzenu, hariu l'Elohe Yaakov. Uzimra utnutof kinor naim imnave. Tik'u bachode shofar, bakese leyom chagenu, kichok l'Israel bu, mishpat l'Elohe Yaakov. Edut bi Yosef samo bezeto al eretz Mitzrayim, sfat lo yadati eshma, hasiroti misevel shechmo, כפיו מדוד תעבורנה. בצרה קראת ואחלצך, אינך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה סלע.
שמעמי ועיד הבך ישראל אם תשמעני, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לעיניך. אנוכי אדוני אלוהיך, המלכה מארץ מצרים, הרחב פיך ואמנהו, ולא שמע עמי לקולי בישראל לא אבל, והשלחיו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צרהם אשיב ידי. משנאי אדוני אכחשו לו, ויהי איתם לעולם, ויאכילהו מחלב חיטה ומצור דבש. E ci legge in italiano l'ultimo pere di oggi René e poi concludiamo in ebraico. Salmo di Asaf. Togli il muto René. L'82 o l'81? Sì, 82, sì. Allora. Beh, beh, ultimo di oggi. Allora, Salmo di Asaf. Dio è presente nella divina assemblea e in mezzo ai giudici lui giudicherà. E gli dice, fino a quando voi giudicherete senza equità e avrete riguardo per la personalità dei malvagi, là. Fate giustizia al misero e all'orfano, vendicate rettamente il povero e l'indigente, riscattate il misero e il disgraziato e liberateli dalle mani dei malvagi. Ma essi, i giudici, non sanno e non capiscono e camminano nelle tenebre e così vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ritenevo che voi giudici foste tutti figli dell'Altissimo, ma come uomini voi morirete, come ogni altro principe voi cadrete. Sorgi, o Signore, e giudica la terra, perché tutte le genti sono tua proprietà. Grazie René. Allora abbiamo il tema, appunto, dice, di questo salmo, di questo mismore, il mantenimento, come abbiamo visto, dell'equità e della giustizia, requisito indispensabile per la continuità dell'esistenza del mondo, e che è stato poi rivelato il terzo giorno della creazione. Per questa ragione è diventato il canto del giorno, per il terzo giorno della settimana, quando lo leggiamo nella tefilà, no? Allora ogni giorno c'è un salmo e questo è del terzo giorno. Però questo messaggio non è rivolto solo ai tribunali, precisa, perché nella propria vita personale ogni ebreo è un giudice, poiché le sue opinioni e le sue decisioni possono avere conseguenze vitali per gli altri, e siamo tutte d'accordo. Mismor le Asaf Elohim nitzav ba'adat el bekeret Elohim ishpot. Ad matai tishpetu avel? ופני רשעים תשאו סלע. שפטו דל ויתום, אני ורש הצדיק. פלטו דל ואביון מיד רשעים הצדיק. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותו, וכאחד השרים תיפולו, קום האלוהים, Shaftarez, chi ha tatinchan, becola gui. Ciao Francesca! Non l'ho vista prima. Ciao carissima. E siamo al Perek del Rebbe e della Rabanit. Allora, Rivka ci legge. Sara, scusa, sono pronta per l'imbarco, ci sentiamo, Baruch Hashem, domani. Molto volentieri, ne sia tova, buonissimo viaggio, in salute, in gioia. Un abbraccio, Liora. Grazie, un abbraccio. Fantastica. A tutte voi. Un abbraccio a tutti. Ciao, Liora. Ti stanno tutte salutando perché sono in muto. Faccio le veci. Ciao, carissima. Buon viaggio, iniziato. Grazie. Rivka, ci puoi leggere? No. ci ho provato. Dai, mi lancio direttamente. Scuta Rabbi Melech HaMashiach Yagen Alai Ver Kol Avai Ver Kol Mishem Shem Yisrael Yechune Ver Kol Ohavei Yitonche Yisrael Shir HaMa'alot El Adonai Batzarata Li Karati Vayan Adonai Atzira Nafshi Misfat Sheker Minashon Ma Yitel Lecha Uma Yosif Lach Lashon Chitze Gibor Shnonim Im Gachale Retanim Oyali Kigarti Meshach Shachanti Ma'ole Kedar Rabat Shachnana Nafshi Mitzune Shalom Ani Shalom וכי אדבר המה למלחמה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהבי ועל כל מי שבשם ישראל יקונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל.
שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך ליד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מקורה, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ורואיך, מעתה ועד עולם. Allora, visto, abbiamo ancora qualche minuto, visto che abbiamo fatto 90% del Chittat come Dio comanda, allora concludiamo anche, leggiamo anche il Yom Yom. Allora, chi ce l'ha, segue sul testo con me, troppo piccolo, dice René, ce la fate? Allora, Yom Yom, siamo il Tezain di Shvat. Yom Yom, che pagina è? Pagina 54. Piccolo, piccolo. Ce l'avete tutti? No, allora, chi non c'è? Allora, Rachel ce l'ha, Rivka ce l'ha, René ce l'ha, Sondrine. Allora, cioè Francesca e Sondrine, arriverà il vostro turno. Però ci sono le condizioni. Dopo vi spiego. Fantastica, sì. Alla fine, Yom Yom, brava Rivka, 54 delle Yom Yom. La Yom Yom è l'ultima parte, vedete? Cioè del Chittat. Ok, allora oggi proprio facciamo top. Ci siete? Dunque, Tet Zain Shvat. Nel frattempo, vi leggo a voce mentre cercate quello di oggi, vi leggo quello di ieri. Kshenikshu le'atpis chelek sheni shel ha-Torah Or, visto che avevamo saltato ieri. Kvar noda la chassidim asher yeshnam ha-ga'ot biurim me'atzemach tzedek ala ma'amarim. Vayefziru be'atzemach tzedek asher yatpisem. עם המאמרים ועם העין הצמצת. ויהיה חלום חלום אשר זקנו אדמור הזקן בלבקרו מבקשו להדפיסה. מכל מקום העלים הדבר. עד אשר גם שלושה מבניו חלמו החלום הזה ויספרו לאביהם. ואז הסכים להדפיס גם הגאותיו וביוריו לחלק השני ויקראו לו בשם ביקוטי תורה. כזה במו אנקה רקופרטו דייר. עד איסו כל עודי אוג'י תותנסיימה אדמור הרשב. Vedete le iniziali? Alef, Alef, Mem, Vav, Resh, giorno Tezain di Shvat, pagina 54 della Yom Yom. Quale rigo? A quale rigo? Allora, sei a pagina 54, René? Sì. Ok, allora, in mezzo c'è scritto in nero Tezain Shvat. No, non c'è. Dove? Ma io non ce l'ho così il libro, non ce l'ho così. Ma te l'ho dato io, te l'ho offerto io, René. La pagina 54 è questo. Alza il tuo Chittat. No, 54 della Yom Yom, alla fine, l'ultima parte del Chittat. È l'ultima parte. Ho capito, va bene, oh, non c'è, ok. Quello, Rachel, tu ci sei? Aspetta, è 54. Ci sono. Comunque Francesca Sondrin tra poco vi arriva, non vi preoccupare. Francesca, sì. Rivka, ci sei? Non lo trovo. A vedere? C'è il suo, è brava. È Shvat, però non vedo che è Shvat quello? Mese di Shvat? Lo trovo, 54. Pagina 54. Sì, 52, 54. Parte da Kislev. Sì, trovato. Trovato, fantastica. Dunque parte da Kislev TV e siamo a Shvat. Sì, Shvat. Sì. Tezain Shvat. Rachel, tu ci sei? Tu ci sei? Benissimo. René, ci sei? Rivka? Fantastica. Adesso leggete con me. Amur Harashab. Dove è questo? Nelle tre righe scritte fini del Tezain Shvat, giusto? Amur Harashab. Amar. Ben Krirut Lekfira. Ben Krirut Lekfira. Krirut è la parola kar, freddo, dunque tra la freddezza
e la Kfirà, dunque rinnegare Dio non voglia Hashem, dunque l'eresia, Mavdila separa Mechitza Dakka Bilva, una barriera Dakka molto fine, dunque Bilvad soltanto. Neemar è scritto, Neemar, chi Hashem Elokecha, Esh Ochla Hu. Dunque che Hashem è un Dio che consuma, l'Echol è cibarsi, mangiare, consumare, dunque che Hashem è un fuoco che consuma. E lo Kut Ishal Hevet Esh, la divinità è una fiamma di fuoco. E lo Kut Ishal Hevet Esh. Esh. Al Limud Vetfila. Liyot. Essere, verbo essere. Mitoch itlahavut halev. Dunque, lo studio e la tfilah devono essere con questo itlahavut, questa passione, questo interesse del cuore. She, come è scritto, kol atzmotai. Tomarna. Tutte le mie ossa possano pronunciare, possano dire, et divrei Hashem, betorat fila. E vai, bravissime! Ah, strafiera! Tenete il segno, mi raccomando, il segno! Va bene. Mettete il segno. Ragazze, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shehiyanu Vekimanu Megiyanu Lazman Hazeh, dove abbiamo fatto tutto il Chitat, parola per parola, in ebraico e in italiano. Ragazze, più di così, beh, oggi era possibile perché era particolarmente breve il Humash, anche il Tanya, e dunque abbiamo potuto approfittarne. Voilà, poi domani sarà anche breve e giovedì un po' meno, ma giovedì è importantissimo. Allora, tutti i giorni ovviamente, però vabbè. Ok, allora ragazze, vi auguro prima cosa una fantastica bellissima giornata. Grazie. Sono emozionata dell'aver fatto tutto il Chitat con voi oggi. Mi emoziona con passione, come abbiamo studiato appunto in italiano e in ebraico, con passione, fervore, attenzione alla freddezza, allontaniamoci da tutto quello che è freddezza, perché freddezza va a braccetto con l'eresia, Dio non voglia, o comunque non è molto lontana, mi ha detto proprio una barriera sottilissima tra la freddezza e l'eresia, dunque teniamoci alla larga. Cerchiamo comunque e sempre e malgrado tutto di essere coinvolte con questa fiamma ardente per la Torah e per le mitzvot, come lo siete e siete d'esempio, Baruch Hashem, a tutto Am Israel. Grazie. Fantastiche ragazze, anche Francesca che a tutti a casa, e marito e comunque si collega. Sandrine che ha un giorno di vacanza e si collega invece di approfittare di rilassarsi, e così ognuna di voi nel suo, fantastiche, meravigliose, che Hashem vi renda mille volte tanto per questo vostro interesse verso di lui, di Hashem, la sua Torah e la sua tfilà e le sue mitzvot. Bacio, ciao ragazze, ciao. Buonissima giornata. Ciao. Ecco, Rivka, ci ritroviamo, vedo. Ancora stai in registrazione, eh? È vero.